Ciao ragazzi, allora, bentornati alle mie lezioni. Come avevo promesso al nostro amico Antonio, che è uno di quelli che mi segue di più, cioè meglio, lo faccio con molto piacere, e inauguro una sezione dedicata al timing, quindi a tutto quello che riguarda la parte proprio ritmica dello strumento, quindi per chi ha problemi appunto sul timing, per chi vuole approfondire lo studio di ritmiche più complesse, chi vuol capire come poter programmare appunto un percorso di studio su questo argomento. Allora, io come sempre, diciamo, come metodo didattico utilizzo la mia esperienza, ovvero quali sono gli elementi essenziali che mi hanno fatto migliorare il mio timing. Vi racconto un piccolo aneddoto. Diversi anni fa, quando io avevo già studiato scale, arpeggi, jazz, brani molto complessi, andai da un insegnante per altri motivi, insomma, per perfezionare altre cose. E mi fece notare che sì, suonavo appunto roba molto complessa, conoscevo tantissimi argomenti di armonia, di teoria, però mi chiese: suonami, fate conto, un brano tipo Every Breath You Take, non mi ricordo se era quello in particolare, comunque un brano in ottavi, me lo fece registrare e me lo fece riascoltare. Mi prese il panico, volevo smettere di suonare, arrivai a casa, non sapevo se chiudermi da mattina a notte a ristudiare praticamente le fondamenta oppure se buttare tutti i bassi che ho. Optai per fortuna per la prima, e quindi il succo del discorso è che avevo studiato tanto, ma avevo studiato male, ovvero non avevo delle basi solide sulla parte ritmica, che essenzialmente il nostro strumento è la cosa primaria, la cosa principale. Quindi, ovvero, tutti gli strumenti, è bene avere una ritmica molto solida, non solo nel basso. Comunque, noi parliamo di basso, per cui. Cosa feci allora? Io mi organizzai con tre o quattro tipi di studio che vi mostrerò oggi in anteprima, poi andrò più nei dettagli, basati in primis sul registrarsi. Come dicevo appunto prima, potersi registrare, se ne avete la possibilità, è la cosa migliore, perché solo riascoltandosi ci accorgiamo di tutto quello che mentre suoniamo è impossibile che il nostro orecchio, insieme al cervello che deve pensare a cosa sta facendo, riesca a stare bene a tutto. Quindi riascoltarsi è veramente il consiglio number one. Quindi se non avete modo di registrarvi, vi consiglio ancora una volta l'acquisto a po' veramente pochi euro di una scheda audio come può essere questa. Chi è interessato vi mando magari il link. Proprio semplicissima, si connette con l'USB al computer e siamo già pronti per registrare. Basta un programma. Ora io con Mac uso Logic, ma ci sono anche con Windows, c'è Audacity gratis, ce ne sono tanti, insomma. Quindi il primo passo è essenziale, trovare un modo per registrarvi. Quindi con poche decine di euro ve la potete cavare con un'ottima, tra l'altro, scheda audio. Poi, secondo passo, suonare. Ci sono anche molte app, anche qui poi magari vi faccio una lista. Al mio tempo iniziavano a esserci, ma insomma, eravamo ancora all'albore, quindi ora sono molto più ovviamente avanzate di livello, nelle quali possiamo
sia con lo strumento, quindi c'è un metronomo che ad esempio ti fa una battuta suonata, poi si ferma una battuta, poi riprende una battuta, oppure potete scegliere voi ogni quanto zittirlo, diciamo, tipo due battute col click, una senza, e l'obiettivo è quello di continuare a suonare ottave o le terzine o figura ritmica. Continuando ad andare a tempo, quindi ritornando precisi sul click successivo. Spiegarlo a voce non è semplice, quindi anche questo vi farò degli esempi nel PDF allegato e vi dico meglio, ho degli esempi anche audio collegati e vi dico meglio quali sono queste app. Quindi, come cominciare? Secondo me le cose migliori sono sempre quelle più semplici, quindi ad esempio partire dagli ottavi e non fare caso, questa è una cosa molto importante, non fare caso solo che siano a tempo, ovvero posso suonarli, parlo sempre a tempo, facciamo conto che io abbia un timing perfetto, però posso suonarli staccati, ovvero non staccati, posso suonarli leggermente in anticipo sul click, leggermente interpretando, leggermente come dire, tirare indietro, tutti elementi comunque che io prenderei in considerazione uno dopo l'altro, quindi dedicherei il giusto tempo ogni cosa. E poi i brani. Ora c'è la fortuna di trovare anche proprio i brani originali, oppure se me lo chiedete le basi, ne ho tantissime, senza basso. Quindi prendere dei brani semplici, e questa è la cosa migliore perché ci divertiamo, suoniamo e allo stesso tempo studiamo e cerchiamo di migliorare. Ora io ho preso il riferimento al libretto di Tech, che è un ottimo esempio perché se ascoltate la traccia di Sting isolata che si trova su YouTube, sentite quanto è importante il portamento degli ottavi. E Rebirth to Take, voi mi direte sì, è un brano semplice, tutto ottavi. Innanzitutto ho scoperto che sono due tracce, una di basso e una di contrabbasso, sovrapposte, diciamo, nel quale una fa la figura degli ottavi col basso, una fa figura della cassa col contrabbasso. Fa bene, non mi ricordo, insomma, vabbè. Quindi prendere dei brani senza basso e registrarli. Quindi impararli, registrarli, riascoltarsi e vedere quali sono i punti dove siamo un po' incerti o comunque, ad esempio, il mio programma preferito, Logic, permette, una volta registrata la traccia, di metterla, come si suol dire, in griglia, ovvero ogni battuta vediamo dove abbiamo suonato esattamente le note. Ad esempio, nel caso degli ottavi, dividiamo la battuta in ottavi e vediamo se siamo centrati oppure se balliamo un po'. Quindi anche questo, magari non so se con i programmi che usate voi c'è questa funzione, però è molto utile. Lo ripeto, anche solo registrare e riascoltarsi col metronomo è già un'ottima cosa. Altro tipo di studio è quello del cosiddetto solfeggio ritmico. Ormai io ho passato degli anni proprio dopo già aver studiato il solfeggio parlato, solfeggio cantato molto meno, mi buttare sul solfeggio ritmo, che non è altro che delle paginate di roba su una nota sola, però con tante figure ritmiche, con le pause, e questo vi aiuta non solo nella lettura, ma appunto anche nella padronanza della ritmica. Anche qui c'è un libro che secondo me è ottimo,
la scuola che ho frequentato io, vi metto tutto comunque, spero di ricordarvi, metto tutto nel PDF. Quindi, ad esempio, facciamo un esempio con il click, vediamo se 120, ad esempio, potete iniziare appunto da quarti, sì. Sulla solita nota. Suonare gli accenti diversi. Oppure le ottave. Fa da quasi da batteria, quindi potete divertire anche sperimentando, inventando e alzando di livello piano piano, diciamo l'asticella della difficoltà degli esercizi. Questi sono i primi consigli che mi sento di darvi. Sicuramente mi verrà in mente altra roba. Beh, ancora non ho avuto modo di organizzare bene questo tipo di lezioni. Effettivamente è un argomento che, ahimè, ho trattato molto poco, perché fondamentalmente, non avendo mai seguito un vero corso riguardo alla ritmica, non è neanche semplice spiegarlo agli altri, cioè pur essendo consapevole di tante cose, spiegarle è sempre una cosa più difficile. È un argomento delicato e importante come questo, prima di fare dei danni a qualcuno, preferisco organizzare meglio, organizzare bene con calma le lezioni, quindi forse ne verrà fuori un mini corso, ora vedremo un po'. Quindi per oggi è tutto, ragazzi, come sempre trovate tutto allegato qui sotto, PDF, metronomi, consigli vari. E vi aspetto poi alla prossima lezione. Continuate con le richieste sia di brani, sia di lezioni, di argomenti, di tutto, che è il mio pane quotidiano e mi sta dando tante soddisfazioni e tanti stimoli. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video.